Prospero Cravedi, attraverso le sue immagini, ha saputo raccontare la storia di Piacenza. E tra i protagonisti di questo meraviglioso racconto c'è Africa Mission, associazione nata 50 anni fa, alla quale il fotografo era particolarmente legato. In suo ricordo, la famiglia ha quindi voluto donare il ricavato dei cataloghi, pari a 5.000 euro, ai più bisognosi. Prospero ha fotografato Piacenza, però ha fotografato il mondo e con l'Africa e con l'Uganda in modo particolare ha avuto un legame molto stretto attraverso Don Vittorione, attraverso questo missionario piacentino che a 50 anni fa ha iniziato a aiutare i poveri, gli ultimi di questo paese nel centro dell'Africa. Prospero ha seguito per documentare con riprese, foto. Però è entrato anche in grande sintonia con Africa Mission, insomma, e quindi a noi è sembrato naturale, a Prospero sarebbe piaciuto, insomma, pensare che attraverso questa mostra, la vendita dei cataloghi, il ricavato potesse essere un aiuto concreto ad Africa Mission, che sono 50 anni che continua a operare in Africa, in Uganda per i poveri e gli ultimi. Prospero continua a fare del bene anche ora. Infatti la famiglia l'ha sottolineato, che Prospero sarebbe stato molto contento di questo gesto di solidarietà verso le persone che hanno bisogno, verso anche gli ultimi. Certo, lui è stato un nostro collaboratore sincero, un amico vero quando era in vita. Siamo convinti, siamo certi che lui è contento ora di vedere che la sua famiglia continua a collaborare con questa nostra associazione. Dopo la consegna dell'assegno, si è tenuto un convegno in ricordo proprio del legame tra Prospero e Africa Mission, con Elena Huber, consigliera della Fondazione di Piacenza e Vigevano, la giornalista Maria Vittoria Gazzola e Carlo Ruspantini, direttore di Africa Mission.